Siamo alla Galleria Sant'Andrea di Parma con il regista dello spettacolo che è appena andato in scena, con noi Riccardo Manfredi. E lo spettacolo è C'era una volta Parma, messo in scena dal collettivo François Villon. Come è nata l'idea di questo spettacolo? È nata per i 90 anni delle barricate, però no, volevo solo puntualizzare una piccola cosa, che non è già uno spettacolo, questo, come abbiamo infatti scritto, è una dimostrazione di lavoro, nel senso che è il risultato di un mese di lavoro insieme, però il vero e proprio spettacolo vorremmo farlo nell'agosto di quest'anno, quando proprio saranno i 90 anni delle barricate del 22, i primi giorni d'agosto. Però insomma, adesso si hanno aiutato in tanti, Lucai che gestisce questa chiesa che è poi una galleria d'arte, e i macchinisti del Teatro Regio che ci hanno fornito un po' di materiale, hanno anche montato tutto perché noi non ce l'avremmo fatta, poi il MU di Parma, il Circolo Arci MU, che ci ha dato la fonica, il suono, e l'associazione El Bornisi di Neviano degli Arduini, con cui lavoro anche d'estate, facciamo spettacoli su per i monti, nei borghi abbandonati, diciamo. In altre città questo spettacolo? Ma sicuramente è dedicato a Parma, ma è dedicato a quella Parma, non tanto a questa Parma, credo si capisca. Anche io amo anche questa Parma, però amavo di più l'altra, che anche se non l'ho vissuta, e che se in Italia avessero fatto tutti come Parma forse sarebbero andate diversamente le cose, perché Parma rimane un caso unico nella storia italiana. Quando riproporrete lo spettacolo completo in agosto, in occasione del 90° anniversario, sì, delle barricate di Parma, tu pensi che la città di adesso, sì, valorizzi questo episodio? Ma, successo? Vedendo il pubblico che è venuto da noi in queste due serate, spero di sì. Parma ce n'è, ma non è solo Parma, spesso si dice che la gente certe cose non interessino, perché c'è qualcuno che interessa che non interessino, invece la gente interessa, credo. Per quanto riguarda le organizzazioni neofasciste dei giorni nostri, come ad esempio Casa Pound, cosa ne pensi? Beh, credo che qualche iscritta che passa nello spettacolo risponda. Secondo me Pound è veramente un errore, ma è un errore perché loro hanno bisogno di un intellettuale che li rappresenti in qualche modo, credo, hanno scelto lui. Ma è un errore storico enorme quello di Pound fascista. È vero che Pound viveva e ha fatto anche delle cose, ma era totalmente lontano da certo discorso. Ma la prova ne è che la figlia di Pound rifiuta assolutamente l'associazione di questa cosa. Però io voglio dire, non mi interessa di Casa Pound nulla, quello non c'è maledizione più grande di un'idea propagata attraverso la violenza, è proprio ammazza ogni tipo di fascismo, perché il fascismo è nato per colpire e per imporre le idee attraverso la violenza.